sai, ti tocchi di dove stai, dice, vai, per ci metto così tanto per ognuno, vero, ci, ce l'hai la fava, Giovanni dispensa, cosa fa nella vita? Ingegnere. Ingegnere, studiato tanto, si vede, lui è proprio un ingegnere preciso, quanti anni hai? 34. 34, ecco, molto bene, ha fatto la pubblicità per Pantenne, te? Questo è stato uno schiaffo, guarda, proprio, sembrate proprio fratelli voi, Come? Prima e dopo. Prima e dopo, non si sa cosa, però insomma, un incidente probabilmente. Beh, comunque, Giovanni, stai benissimo, stai serissimo, che cosa, che macchina hai? La Stilo, no? No. La BMW, perché se sei un po', insomma, c'hai un po' di soldi, diciamo, sei fidanzato. Sposato. Sei sposato, ma cazzo, preciso proprio, Proprio Giovanni, se c'hai anche l'auto che lì in casa? Ciao? La... Non è un'offesa, anche se voglio mandare il culo. Cioè, quel levamento... No, te sei tipico, la spettino, che ti gratta il culo. Bello applauso a Giovanni, guarda, a poco ti farai sicuramente una bellissima figura. Bella, te poi quando entri in ascensore ti sta di lato, te per il culo. No, ma scherzo, non mi permetterei mai, sei grossa bestia. Vabbè, mi metti l'uccello sul groppone e mi sdrai. La bestia non ti confisare. No, ma scherzo, non ti preoccupare. Studi scienze dell'educazione, no? Informatica. Informatica dell'educazione dell'umanità. Vedi, che cosa diventi poi? Te? Web designer, roba così. Web designer, quindi... Sì, forse, cioè, poi mi sto specializzando in altre cose, grafica, cose così. Quindi insomma, roba tutta di computer, te vai sul computer. Bella roba sedentaria. Bella roba sedentaria, ma strano perché sei una persona tu, ma si vede già... Da quant'è che non ti vedi il caso? Da tanto, allo specchio, no, perché vedo che è difficile. Un'oretta fa. Un'oretta fa, beh, ora non voglio indagare con la signorina che si chiama... Ilaria. Ilaria, bella Ilaria, beata te, che ti è bella morbida, dai, Bella, allora, bella applauso alla tanta, accomodati pure di là, vai, la persona di valore. Francesco, vai anche te, vai, corri, lui, ciao, ti chiami? Emanuele, stai bene? Sì. Bene, mi ha fatto delle pasticche prima di... No, credo sì, ci ha messo sguardo, guarda bello, Emanuele, di dove sei Emanuele? Di Spezia. Di Spezia, cosa fai? Puoi scegliere o l'ingegnere o il politico, sono consigliere provinciale qui a Spezia. Perché fanno così? Perché la Spezia va bene, no? La provincia di La Spezia. Aspetta, alla grande, ragazzi, La Spezia è, cioè, io ci ho fatto, no, io alla Spezia sono venuto, io sapete, tutte le volte lo racconto, cioè, alla Spezia ci sono i giardini dove c'erano le biciclette, no? Bellissimi. Poi alla Spezia c'è il porto. Come no? Poi ci viene a fare le visite, no? La tre giorni per l'Accademia. Sì, anche. No, poi? Poi non lo so, vuoi che faccia un po' di promozione del territorio? Questa non era prevista. Cosa devo dire? Perché stasera si... La Spezia, no. No. Mi inquieta a me questa cosa. No, noi no. Mi sta suggerendo. La Spezia è bellissima, questo lo sapete tutti, perché? No, non posso dire una cosa del genere. Mi suggerisce di dire c'è tanta figa. Allora, qui mi impone una scivolata sul Toscano, c'è tanta topa. No, questo non si può dire, non è vero. Gran maialone, no? Allora, improvviso, sei consigliere provinciale, che vede, sintetizzando, cosa fai durante il giorno? No! Lavora. Lavora tantissimo. Questa serata. No, è vero. Due cose. 20 minuti. No, nel senso, lavori tanto al giorno, però, e fai anche l'ingegnere. Faccio anche l'ingegnere. Ingegnere come? Meccanico. Però insomma, ma parli sempre stampatello oppure solo stasera? No, solo stasera. Grazie, allora facciamo un bel applauso, Emanuele. Emanuele, vero? Emanuele.